Benvenuti a Verona, stadio Bentegodi, questa è Chievo-Livorno, ciò che resta. Un saluto da Piero Gipardo e Luca Marchegiani. Ciò che resta per il Livorno sembra davvero poco, una salvezza che ormai è un sogno lontano. Ciò che resta al Chievo invece è l'ultimo metro, l'ultimo passo, una vittoria che significherebbe di fatto salvezza, la voglia di confermarsi come un miracolo. Occhio alla palla dentro, la deviazione, primo salvataggio Mantovani, ancora Mantovani, prova Mantovani, è arrivata la deviazione, grandissima opportunità per Mandelli. Occhio alla battuta a cercare ancora Mandelli, sponda Galante, ancora Mandelli, Mandelli! Presi controtempo i giocatori del Livorno, Rigoni ancora la possibilità e trova una gran palla per Pellissier, Pellissier! Disturbato la vitale, si lamenta con Rosetti, episodio da rivedere. Posso dire una cosa politicamente scorretta, forse se fosse caduto avrebbe dato il calcio di rigore, o mi sbaglio? Il fatto che calci ugualmente verso la porta e in maniera comunque violenta e precisa probabilmente ha indotto Rosetti a lasciar correre per la norma del vantaggio. Palla messa fuori, si coordina Luciano, palla sul destro Luciano, poi lo spazio per Pellissier, 1-0 Chievo! E ha trovato il gol del vantaggio Pellissier. Di forza sul primo palo, scaricando la rabbia anche nell'occasione precedente. Battuta con il sinistro profonda a cercare la deviazione De Paula, poi non trova per questione di centimetri. Parte Tavano col destro, pallone largo, non di molto. Raimondi, destro, sinistro, cross a cercare Danilo Dicius, pallone largo, non di molto anche qui, buona occasione per il Livorno. Attenzione a Raimondi, Sorrentino. Attenzione a Bruscato, 2-0 Chievo! Proprio con un cross che arriva dalla fascia, si sono, diciamo, messi fuori causa a vicenda Galante e Knežević, ma Bruscato appostato sul secondo palo d'interno sinistro, non poteva sbagliare. Questa vittoria significa salvezza nei fatti per il Chievo, significa 41 punti. 2-0 Chievo con Pellissier e Abruscato.